Buongiorno. Andiamo a vedere com'è l'erba. Oh. Mucchiata stamattina, in tarda mattinata. Qui direi che ci siamo. Lega ancora un pochino, ma secondo me dovrebbe andare bene, perché poi qua, lì è sotto al bosco, rimane sempre più umido. Adesso andiamo a vedere qua, che ce n'era un po' di più. È stato molto complicato tagliare questi campi qua. Quest'anno è un macello. Vediamo se riesco a mantenere le foglie, come penso di riuscire. Faccio un po' di medica, direi di sì. Sì, canta, sì. Non lega, qua direi che è a posto. Guarda che bella andane che ho fatto. Direi di sì, direi che ci siamo. Adesso facciamo un ballone, poi vediamo come viene, che secondo me è da fare. E poi lì vediamo, perché quell'andana là, quando l'ho mucchiata, era verde. Quindi sotto al bosco è sempre un casino. Trattore con l'imballatrice. Allora, qua devo andare con le ridotte. Vediamo se c'è ancora la memoria di giri motore. Sì, cardano. Andiamo un po' in pressione. Il raccoglitore giù. Questo è un fieno di primo taglio. È stato molto complicato, come dicevo prima, perché ci sono i campi che sono molto allagati, molto bagnati, quindi far asciugare il fieno è veramente un disastro, perché sicuramente fa il clima, quindi che deve fare caldo durante il giorno, fa tanto, ho visto, anche il terreno, quindi se il terreno è bagnato si fa molta fatica a far asciugare il fieno. Quando tagli col terreno bagnato lasci un casino di carreggiate, e infatti siamo partiti tutti dai prati vecchi, che se anche un po' vengono purtroppo massacrati, poi verranno comunque lavorati, e quindi diciamo che non importa, tra virgolette. Aia, mi sta chiamando il capo. No, sono venuto via 10 minuti fa. Per tutti quelli che si sono domandati negli ultimi video cosa sto combinando, ho iniziato a lavorare per un'azienda che fa formaggi di capra e di vacca vicino a me, perché avevano bisogno. Mi aiuto un po' a far quadrare quello che sto facendo io, e nel frattempo ad allargare un po' le conoscenze, perché non fa mai male. Ho tutta l'esperienza, tutta. Questi 2 anni e mezzo, 3 di lavoro con Giampi a casa, diciamo che stanno sfruttando, perché altrimenti sinceramente non sarei mai riuscito a fare quello che sto facendo qua, detto proprio sinceramente. Ci sono pochi ragazzi giovani che lavorano in questo ambito qui, quindi se si riesce ad aiutarsi tra di noi, secondo me è tanto di guadagnato. Adesso qua dovrebbe suonare tra poco. Ok, si era dimenticata. È stato fatto un bel lavoro, perché a parte che è bella rotonda la balla, è piatta, quindi non è ovale, vedete che è tutta piatta, e poi perché, come dicevo prima, ci sono tutti i fiori, e soprattutto c'è anche la foglia della medica, che l'ho vista prima, che è questa qua. Si vede che è un po' secca, però comunque c'è, vedete che fa polvere, quindi nonostante, eccola qua, questa qua. Quindi purtroppo era un po' bruttina la medica, e il primo taglio diciamo che aiuta molto, perché le temperature non sono altissime,
c'è un foraggio misto, quindi sia di graminace che di leguminose, in questo caso la medica, quindi sei un po' più libero di venire a imballare più o meno quando riesci, ovviamente con le temperature giuste. Sentite come sfrigola, quindi comunque secco e secco. E niente, sono contento perché sono riuscito con la poca medica che c'era a imballarla, e si può fare un altro controllo, che adesso io sono passato di qua, quindi l'andana è qua sotto, c'è veramente poca roba, di foglie non ce ne sono, purtroppo sono, diciamo, il residuo che viene lasciato, ma non c'è la distesa di foglioline come può succedere se per esempio durante il secondo taglio, dato che le foglie della medica sono quelle che sono più ricche di proteina, che diciamo tritate e lasciate in campo, gli animali non mangiano le foglie. Ultime andane, ultime ancora, 1, 2, questa la sto facendo, 3, 4, 5, 5 e mezzo, dai, sono corte quelle lì. Vediamo, dai, scrivete quanti palloni pensate che vengano fuori. Sono circa 13 perdite questo campo qua, secondo me. Poi a fine video vediamo chi aveva ragione. Ultima, e c'è dentro, ci sarà dentro neanche metà pallone, quindi allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e mezzo più o meno, 8 e mezzo, dai, non è male, non è male, anche perché era un prato vecchissimo, quindi era non rossa come quelli dell'altro video, ma più o meno. Adesso facciamo questo. Bene, finito tutto. E sono abbastanza contento perché ci sto prendendo la mano. All'inizio non è stato facile, adesso c'ho un pallone dentro, vado a scaricare su. Sono contento di come sto imparando a gestire tutta la filiera, perché non l'ho mai fatto, quindi sentivo un po' di pressione. Speriamo che l'annata sia discreta e che non ci siano troppi inconvenienti. E direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao, bellissimo.